Sono un'educatrice professionale, mi sono laureata all'IPU. Interessante, anch'io sono un'educatrice. E ora cosa ti piacerebbe fare? Vorrei aiutare le persone in difficoltà. Sento dentro una grande motivazione e passione. Tu non avverti la stessa propulsione? Non percepisci i benefici per te stessa e per gli altri della tua professione? Non senti il coinvolgimento, lo slancio, l'impulso, l'avanzamento? Forse abbiamo un'idea diversa di che cosa sia un educatore. Ora ti spiego cosa fa un vero educatore e quanto ha sofferto per la propria identità professionale. Va bene, dai, ti ascolto. Tanto per cominciare, un bravo educatore deve riconoscersi per farsi riconoscere. L'educatore deve autodefinirsi dentro se stesso, prima ancora che i vari decreti ufficializzino il suo profilo. È una professione che devi sentire e che deve essere compatibile con il tuo essere. Ma per fortuna c'è l'ANEP che promuove il dibattito culturale e lo sviluppo della professionalità educativa. E quindi essere chi? Lo sai che non t'ho capito? Beh, negli anni 60 e 70 la legge proponeva diverse figure di educatore, ma era tutto molto poco definito, direi un abito poco comodo. Poi, con la riforma sanitaria dell'82 ci siamo un po' valorizzati. Pensa, nel 1991 poi hanno istituito un corso di laurea in scienze dell'educazione con ben 3 indirizzi per gli insegnanti di scuola secondaria superiore, per gli educatori professionali extrascolastici e un altro per gli esperti dei processi di formazione. Certo è che solo l'8 ottobre del 98 finalmente il Ministero ha definito il profilo professionale dell'educatore e oggi sono un'operatrice sanitaria in possesso di un diploma universitario abilitante. Sono un tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e sociale. Finalmente! Ma allora, alla fine di tutti questi giri di legge, tu ti ci ritrovi in questa veste? Beh, a volte è stata stretta, a volte non troppo opportuna. Vedi, in questo scorcio di legislatura diverse leggi attendono ancora oggi di essere approvate e tra queste una particolarmente urgente nasce proprio dalla necessità di dare dignità al nostro lavoro e di regolamentare le figure professionali educative. C'è già una approvata alla Camera nel giugno del 2016 e ora è al Senato, la legge 2443, ed è molto attesa da noi educatori, da studenti delle facoltà che si preparano alle professioni educative e al mondo accademico, ma alla base credo sia fondamentale una profonda riflessione su noi stessi e sugli altri, per cui vestiamoci comodi e tutto verrà. Hai proprio ragione. Allora dai, diamoci la mano, camminiamo insieme, vestiamoci degli abiti giusti e sprigioniamo il giusto colore e calore che la nostra professione merita. Partiamo! Tita, questo è per te!